a disposizione. Intanto grazie veramente dell'invito. Io ho ascoltato con attenzione la presentazione di questi dati. L'impressione coincide con quella che è stata appena espressa: conoscenze sostanzialmente appropriate, cioè questi ragazzi insomma si sono orientati come penso, ma qui non riesco a suffragare questa affermazione con dati, che si orienterebbero gli adulti, cioè queste domande poste agli adulti non penso che darebbero risultati molto, molto migliori dal punto di vista delle conoscenze. Gli atteggiamenti che sono espressi dalle idee sulle cause, ma anche da quelle domande sull'accordo o disaccordo con certe informazioni, ci dimostrano atteggiamenti sostanzialmente aperti, accoglienti, non particolarmente modificati da pregiudizi, quando ecco, si sta sulla dimensione valoriale, mi viene da dire, quando si arriva a ragionare sull'orientamento concreto verso le persone che hanno malattie mentali, viene un po' da dire, c'è una tabella molto, molto chiara, credo da questo punto di vista, che la vicinanza emotiva è difficile da sostenere. A cosa mi riferisco? Condivideresti un appartamento con una persona con malattia mentale? Avresti una relazione con una persona con... Qui uno comincia a dire, ma aspetta un attimo, ci pensiamo, no? L'amicizia sì, vicini di banco se ne può parlare, insomma, però è da queste cose quando si arriva poi sul ragionare rispetto a concrete condizioni di vita, cioè diciamo che c'è una comprensibile e assolutamente giustificata cautela che però lascia spazio a un lavoro che è da fare nelle scuole come ovunque e che non può essere soltanto informativo. Le conoscenze e le informazioni, pur necessarie, basilari, sono appunto il terreno dal quale cominciare a lavorare, non bastano a cambiare gli atteggiamenti, perché noi possiamo sapere le cose, e succede molto spesso, e non avere non riuscire ad agire per così difese, per questioni appunto emozionali tipiche di ciascuno di noi, agire dei comportamenti più accettanti, più aperti, più inclusivi. E credo che il tema generale sia questo: nella cultura occidentale il tema del diverso, e qui non sto a fare distinzioni tra patologie, il tema del diverso, esemplificato dalla figura del matto, è sempre stato un tema che ha provocato paura e quindi reazioni difensive molto forti. Cioè nell'antichità classica li buttavano giù dalla rupe, no? Quelli che oggi chiameremmo disabili. Poi culturalmente si è fatto un lungo percorso che è descrivibile per grandi tappe. Appunto, prima se chi nasce non è perfetto nel senso di coerente col modello di persona, di uomo e di donna che abbiamo in mente, lo buttiamo via. Questo succedeva, no? Poi si è cominciato a dire, vabbè, non lo buttiamo via, lo teniamo da parte, quindi noi sani, noi giusti, stiamo da una parte, gli altri vanno fuori dal villaggio, vengono rinchiusi, vengono lasciati vagare nei boschi, poi chi sopravvive sopravvive, gli altri lo stesso, oppure andando ancora avanti vengono rinchiusi in luoghi dove possono essere assistiti, poi non entriamo nel tema dell'assistenza delle istituzioni chiuse e del rispetto soprattutto in
secoli lontani, per fortuna, dal nostro, insomma, rispetto alla dignità della persona, quindi li chiudiamo lì. Poi, un po' alla volta, si è cominciato a capire che bisognava approfondire, bisognava studiare, l'assistenza, l'aiuto, la bontà, insomma, non bastava. E mettendo insieme gli esiti felici di un lunghissimo percorso culturale, l'avanzamento delle conoscenze scientifiche, l'avanzamento della consapevolezza dei diritti delle persone, di tutte le persone, della consapevolezza che i diritti non sono meno diritti se uno è matto. Il diritto ad andare a scuola, il diritto ad avere una vita degna, ad avere un lavoro, sono diritti di tutti, non soltanto dei sani e quelli che non hanno problemi o che pensano di non averli. Questo è stato un percorso nel quale l'Italia ha dato un grande contributo, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista giuridico. E in modo particolare dagli anni 70 del Novecento, gli studi psichiatrici, gli studi scientifici, insomma, in generale, e gli studi pedagogici hanno avuto una felice confluenza nel riuscire ad aprire le porte delle scuole alla disabilità. Quindi negli anni 70, poco dopo la chiusura dei manicomi, quasi in contemporanea, c'è stata l'apertura delle porte delle scuole. Le scuole hanno rappresentato un luogo di frontiera dove sperimentare, nel quale sperimentare una società, una forma di convivenza inclusiva. Ricordiamo che a Modena Sergio Neri, un importante pedagogista non accademico che ha vissuto e operato nella nostra città, è stato quello che ha portato direttamente nelle colonie del comune di Modena i matti usciti dal manicomio di Reggio Emilia. E non è stato semplice, perché questi ragazzi avevano tutto quello che si può avere dopo anni di permanenza in un'istituzione chiusa, e si sono trovati, e da lì è cominciata la sperimentazione, da lì si è cominciato a interrogarsi su come fare, perché appunto diritti, vita sociale fossero esigibili da queste persone. Perché questa scelta fa bene, adesso lo sappiamo, che a volte sembra messa in discussione, fa bene ai diretti interessati, ma ai diretti interessati siamo tutti, siamo anche noi che ci consideriamo immuni da questi problemi. Un altro aspetto voglio, l'elaborazione pedagogica è continuata, si sono avviate e stabilizzate attraverso leggi importanti, delle forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, la ASL, le associazioni delle famiglie. Adesso siamo in questa fase, fortunatamente, molto molto importante, perché si è capito che nessuna istituzione da sola ce la fa, né la scuola né la sanità, quindi occorre davvero fare un lavoro di rete, non abusiamo di questa parola, ma insomma di lì bisogna passare. Voglio soltanto fare un'ultima riflessione. In questo percorso importante, anche contraddittorio, con punte avanzate, arretramenti, eccetera, i disabili, parlo in generale, non solo dei matti, sono stati chiamati, definiti in tanti modi. E visto che sappiamo che le parole ci dicono tanto di quello che noi pensiamo, no? Di chi le usa, ci dicono qualcosa di chi usa le parole. Vi faccio un brevissimo excursus. Allora, molto 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 tempo fa, ma insomma non mille anni fa, si parlava di poveri infelici, così in modo generico, non c'era neanche il modo di definirli, insomma. Poi abbiamo cominciato a parlare di minorati, di handicappati, poi di disabili,
poi di diversamente abili, vabbè, c'è stato questo passaggio. L'OMS adesso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parla di persone, primo, persone con disabilità, che è diverso da disabili, Se diciamo disabili, è la disabilità che ha la prevalenza sulla persona. Se diciamo persone con disabilità, è il concetto di persona che è unico per tutti, che ha la prevalenza. Poi ci sono persone con disabilità, persone senza disabilità, almeno in questo momento, che magari fra mezz'ora possono averla e via discorrendo. Un grandissimo studioso, un grandissimo pedagogista che ha dato un contributo straordinario rispetto all'inclusione scolastica delle persone con disabilità, che è Canevaro, ha ormai 30 anni fa concettualizzato una roba molto importante, ha detto: attenzione, per poter lavorare bene all'interno della scuola e capire anche che cosa occorre fare per una scuola inclusiva, bisogna tenere distinti il deficit e l'handicap. Il deficit è quello, allora, se io non ci vedo ho un deficit, se io sono cieca e non ci vedrò mai, quel deficit resterà, è immodificabile. Se ho una malattia genetica, quella ho. A scuola però, quindi noi non a scuola parlo, poi in termini ambiente sanitario la cosa potrebbe anche essere diversa, non dobbiamo occuparci del deficit, non dobbiamo, perché non possiamo sperare o credere che si guarisca da quella situazione o da certe situazioni. Perché la disabilità non sempre è una malattia, può essere uno stato. Oltre al deficit c'è l'handicap, cioè ci sono le difficoltà collegate a questo deficit. Ma l'handicap è sociale, riguarda quello che succede là fuori, non la singola persona. Un esempio: se un ragazzino è cieco e va a scuola ed ha un insegnante di sostegno che conosce il Braille, ha un handicap ridotto, cioè alcune difficoltà, ovviamente cieco, però ha la possibilità di leggere. Se lo stesso ragazzino cieco, con lo stesso deficit visivo in questi casi, va a scuola e ha l'avventura di imbattersi in una insegnante, parlo in modo generale quasi paradossale, che il Braille non lo conosce, ha un handicap molto maggiore, ha una difficoltà molto maggiore. Se un ragazzino in carrozzina entra in una scuola dove le barriere architettoniche non ci sono perché c'è la rampa, può farcela da solo entrare a scuola. Se queste barriere architettoniche ci sono e lui è ugualmente in carrozzina, ha un handicap maggiore, perché tutte le volte ci vuole qualcuno che lo tolga dalla carrozzina, lo prenda in braccio, gli faccia fare 27 gradini e lo porti in classe. Tutto questo, concludo, per dire che cosa? Per dire che con questa concettualizzazione, che mi sembra molto potente, anche se può essere considerata grossolana in alcune sue parti, però noi sappiamo che l'handicap, cioè le difficoltà di un disabile, hanno una rilevanza, una dimensione sociale, ed è tutto l'intorno, diciamo così, che può ridurle o può accrescerle. Dentro questi handicap c'è anche il nostro modo di guardare, in questo caso stamattina parliamo di matti, di guardare i matti. Può essere un modo più accogliente, meno accogliente, può essere un modo emarginante, può essere un modo inclusivo, ma dentro al tanto poco di handicap che si portano sulle spalle, se vedete, handicap viene terminologicamente dalle corse dei cavalli, no? L'handicap era un peso che si metteva sui cavalli per metterli in situazioni di parità, in quel caso per vincere la corsa. L'handicap è questo peso che la società intera può rendere più o meno duro da portare. Credo che questo sia un messaggio importante, perché ci responsabilizza noi stessi rispetto a questo
ciascuno di noi rispetto a questo tema. Era la penultima cosa, ma poi finisco veramente, poi basta. Che ore sono? Le 11, forse un po' di più? Mezzogiorno. Un'ora fa, quindi forse è già finita, in un liceo che non ho capito qual è, potrebbe anche essere questo, si è svolta una partita particolare su sedie a rotelle a motore. In una classe di un liceo modenese c'è un ragazzino disabile che si muove con una carrozzina e che svolge attività sportiva, non a scuola, con delle carrozzelle a motore, gioca a basket, mi sembra una cosa così. Un suo compagno di classe ha espresso il desiderio di giocare con lui. La prof di italiano, per dire quanto serve che ci siano tutti, ha il marito che lavora in un'azienda dove fanno queste carrozzine. Quindi si è fatta portare alcune carrozzine e c'è stata una partita in cui tutti coloro che avevano l'uso delle gambe si sono messi a sedere e hanno giocato con questo ragazzo. Ecco, io credo che questo sia un modo anche bello, lo volevo ricordare perché adesso cercherò di capire dove è accaduto, che ci insegna come davvero ciascuno di noi è responsabile di un pezzettino e poi può esercitare questa responsabilità. Grazie.